Uccidi Bin Laden, il gioco che fa polemica. Uccidi Bin Laden, Kill Bin Laden, eccetera. Quanti nomi per un gameplay assai semplice? Scovare il più celebre capo del terrorismo internazionale con l'unico obiettivo di farlo fuori. Già dai tempi della guerra in Afghanistan, il web si affollava di flash games che ci volevano militari alla ricerca del capo di Al-Qaeda. Spara Bin Laden, cannoni, proiettili, catturalo vivo o morto, insomma, sempre la stessa zolfa in salse diverse. Ma con l'uccisione vera o presunta del terrorista per mano dei Navy SEALs americano, la questione si complica, come suggerisce un articolo polemico di Nicola Bruno su Sky.it, che individua tra i giochi che hanno scatenato più forti polemiche proprio quelli per i quali impersonereremo i militari nell'agguato divenuto un capitolo della storia americana. Tra i nuovi giochi evidenziati nel post c'è Kuma War Episode 107, Osama 2011. Impegnati tra i Navy SEALs, saremo proprio noi a tendere il mortale agguato a Bin Laden, insediandoci nel suo bunker. Ovviamente il gioco è polemica, soprattutto per il fatto che la prospettiva del videogamer è esclusivamente quella degli americani. Il gioco non è semplice, ma ricrea molto realisticamente l'ambientazione e tutti i dettagli dell'avvenimento reale. Lo sviluppatore ha aggiunto, inoltre, che questo capitolo sarà l'ultimo della serie. Questione di ottimismo, dice. Anche il famoso sparatutto Counter-Strike Source si è dotato delle mappe pakistane contenenti il preciso luogo dell'imboscata al bunker del terrorista. Lo sviluppatore, come racconta Sky.it, ha subito precisato che il game non intendeva essere un preciso riferimento alla situazione che ha visto la morte del capo di Al-Qaeda. E noi ci crediamo, certo. Ma diamo un'occhiata veloce ai giochi flash disponibili online che hanno come unico scopo l'uccisione di Bin Laden. Su gioca.com vi sarà data una precisa missione: colpire Bin Laden che corre su e giù per lo schermo con un missile. Vedrete poi passare ogni tanto un aeroplano con uno striscione: God bless America. E che dire di Bin Laden il nemico su giochi gratis online.it? Spunterà da un poco plausibile bancone e voi dovrete sparargli all'istante. Più chiaro di così? Insomma, secondo voi è giusto creare videogiochi su vicende reali di morte e trucidazione?